No, ma quanto è bello il cane di Chiara. Tenerissimo. Pepe. Pepe. L'unica cosa è che Chiara non riesce a far dormire nella sua cuccia. Con la cuccia che si ritrova. Infatti, giusto appunto, stavo pensando che potremmo fargliene una noi. Ah, sì? Questo vecchio tavolino malandato e senza piano. Esatto. Potrebbe diventare un baldacchino. Una bellissima idea. E così dopo Pepe non potrà più fare a meno della sua nuova cuccia. Ovvio. Ci mettiamo al lavoro? Mettiamoci al lavoro, subito. Prendiamo la misura, così dopo lo inchiudiamo al fondo e poi passeremo alla parte dell'imbottitura. Ma che brava che sei. Non devo più insegnarti niente. Allora, mettiamolo verso lo spigolo, così facciamo meno tagli. Adesso lo tagliamo. Perfetto. E adesso sai cosa ci rimane da fare? Inchiodare il fondo al tavolinetto. Bene, il fondo è applicato. Sì, diamo una bella mano di colore. Un colore vivace? Sì, come Pepe. Allora lo scelgo io. Sì. Vado. Guarda, secondo me è finito. Allora io intanto lo farei asciugare e poi pensiamo all'imbottitura. Guarda Francia, avrei scelto questo cotone molto robusto, ma anche molto morbido al tatto. Sì. E con dei colori allegri che smorzano un po' l'effetto brillante che abbiamo voluto dare alla struttura. Che secondo me va benissimo, intanto che tu pensi a tagliare il tessuto, io penso di imbottire. Perfetto. Proprio perfetta. Guarda da un vecchio tavolino cosa siamo riusciti a costruire. Da un vecchio tavolino malandato. Sai cosa ti dico? Che Chiara così non dovrà più condividere il suo divano con il Pepe e lui farà delle nanne perfette. Allora cosa aspettiamo? Glielo portiamo? Ah sì sì, portiamoglielo. Andiamo da Pepe. Missione compiuta. Direi che Pepe ha apprezzato il nostro regalo. Un regalo regale. Di, du, di, du, du, di.